Salve, altro video, MacBook Air. Spiccicato di tutto, no power, non si accende, angolo display sinistro ammaccato. Ce lo manda centro assistenza. Smontiamolo. Speriamo che non ci sono fatti danni ulteriori. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, cosa ci troviamo. Sei pesci per danno da liquido. Se si è bruciato qualche cosa. È già stato smontato, questo è poco ma sicuro. A occhio, qualche danno da liquido. A occhio. Però non mi sembra questo anche se. Non mi sembra un condensatore esploso, sì, forse in parte. Stacchiamo la batteria, vediamo subito se questa è in corto. Ah, facciamo un'assistenza lampo, vediamo se con un'esagerata fortuna a occhio mettiamo il componente rotto. Allora, da un lato è massa e dall'altro lato non deve essere massa. Questa scheria, questo condensatore non mi sembra stia in corto, anche se comunque è da cambiare. Gli hanno sostituito il fusibile della retroilluminazione. Perché è rotto? Perché c'è la retroilluminazione in corto? Prima e dopo qua, andiamo a tirare su la retroilluminazione, esce da qua, non è in corto, sul display è questa, non è in corto, quindi l'hanno cambiato per sport. Fusibile funziona. Proviamo ad accendere. Proviamo ad accendere. Allora, il MagSafe vecchio, mi sembra, no, sbaglio, quello nuovo, il MagSafe 2. Nulla, non fa nulla. Non fa nulla, non ho controllato una cosa, se ci sono le alimentazioni primarie, quindi andiamo sul fusibile, eccoci qua, mettiamoci sul volto, ci stiamo così e andiamo a vedere se almeno i 12 volt ci stanno. In questo caso sì, sono gli 8 sull'Air e prima e dopo ci sono, quindi un passo avanti c'è. Vediamo, guarda che cosa, queste sono i 3 volte 3, rigenera e stacca, rigenera e stacca, rigenera e stacca. C'è qualche cosa sull'altro lato della scheda logica, sicuramente. Andiamo a smontare. Vi posso assicurare che ci sono almeno una trentina di altri computer, uno peggio dell'altro.
con dei difetti uno più strano dell'altro. È il periodo delle stranezze e delle assurdità. Qui hanno rimontato le viti proprio a cavolo, come vengono, hanno sbagliato tutte. Le viti non è che uno dice, ah, vabbè, intanto una la monti di qua, una la monti di là. Hanno una lunghezza. In base alla lunghezza, se tu stai avvitando quelle, per dire, della pentola che finiscono sulla scheda logica e non la attraversano, la buchi. Se ti sbagli e avviti troppo, la buchi. Dopodiché, ringrazi e ne compri una nuova. Stacchiamo il display, stacchiamo il gas, retroilluminazione tastiera, la scheda logica libera e viene via. Andiamo a guardare da questo lato qui che cosa di bello c'è. E ce n'è, eh? Già vedo una quantità infinita di flussante. Tipo CRC, che sto schifo. Ah, ve lo dico io, qui c'era il danneggiamento del liquido, hanno preso uno spray e una sorta di CRC o una specie di flussante, hanno dato una scaldata a tutto per cercare di risolvere il problema. E così mi hanno tolto le tracce originarie del danneggiamento del liquido. L'hanno impastata completamente questa scheda, fa veramente schifo così combinata. E aggiustare una scheda logica dove c'è questo schifo sopra non solo ti fa passare la voglia della fantasia, perché la devi prima lavare completamente per togliere tutta la sugna che c'è. Purtroppo, avendoci già messo le mani, mi hanno cancellato dove il danneggiamento da liquido era particolarmente, dove era la parte interessata, la parte principale. Questo componente dove è finito? Guardate con l'aria calda la roba che hanno spostato. Che caspita di vandali! Tanto raddrizziamo i componenti che stanno a spasso. Anche perché. Comunque, questo è il driver della retroilluminazione, un altro pezzo da facilmente da dover staccare. È anche piuttosto comprensibile perché. Piaccicato. Lo tolgo perché sicuramente sotto c'è stato un trasporto. Prendiamo l'altro flussante. Meno liquido questo e non va in giro. Allora, il fatto che la tensione attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, stacca, significa o che c'è qualche corto da qualche parte, quindi quando la scheda logica prova ad accendere qualche cosa, prova qualche corto e quindi resta
oppure affido perché trova qualche corto in giro, oppure perché c'è qualche corto, quindi qualche corto di questo che potrebbe essere anche praticamente una denominazione rotta. Il driver della retroilluminazione acciaccato in corto, questo è proprio bruciato, forse se ne viene via anche a pezzi. Andiamo a isolare le pietre che stanno sotto, poi se riparte pensiamo a rimontarlo, altrimenti prendiamo un driver di retroilluminazione vuoto, anche perché comunque all'immagine ci andiamo. Che non riusciamo a non testare questa patologia. Allora, se il corto che avevano generato nel tentare di risolvere il danno del liquido è solo quello, la scheda dovrebbe ripartire. Quindi io ci vado a mettere la mia scheda alimentatrice. E vediamo se parte o no. Non c'è niente di corto qui. Lo faccio vedere sotto la telecamera. Eccola qui. Stacco e la ventola si ferma, riattacco e la ventola riparte. Quindi i signorini che hanno provato a fare questa riparazione si sono fatti fuori, hanno messo in corto qui la retroilluminazione e mettendola in corto questa non è più ripartita. A questo punto gli mettiamo anche il driver della retroilluminazione. Un attimo si metterebbe per l'illuminazione, dopodiché chiudiamo la scheda logica, chiudiamo anche neanche penso col condensatore, comunque funziona, non è in corto, anche se non è bello impedirsi, da cambiare sarà da cambiare, poi la scheda logica deve fare una bella passeggiata, una lunga passeggiata della lavatrice per togliere tutto questo schifo di cui è ricoperta. Il driver della retroilluminazione dovrebbe essere a memoria vada LP8550 14. Un attimo qui, diamo una pulitina, l'altro questo, scusate che non mi sono messo al microscopio, andiamo con il cotonfioc a pulire. Un'altra asciugatina, via. Mettiamo un po' di flussante, perfetto. Ora andiamo a vedere che cos'è. Per cui siamo rimasti sulla riparazione prima, questa che è una 00165 820 00165 820 00165. Eccola qui. Il driver della retroilluminazione è questa, voi vedete la scheda girata in questo modo. U7701 U7701 U7701
U7701. Eccolo qua, è questo qui. Vediamo che codice è, se ricordavo bene. LP8550. Lo prendo. Allora. È un altro degli articoli che ci ho sempre portato di mano, che non sta. Sta in copia qui, anche perché se ne va via come il pane, specie sui MacBook Air. Eccolo qui, nuovo. Qui, allora, driver della retroilluminazione nuovo, eccolo, dobbiamo vedere dov'è il piedino 1. Andiamo sullo schema, il piedino 1 è qui in basso a sinistra, giusto? Sì. Ritorniamo qui, quindi il piedino 1, l'altro pezzetto sta qua. Il piedino 1, ci sono la telecamera, sta a fuoco. Mi. Ecco. Allora, vediamo di metterlo direttamente in posizione. E direi che è in posizione. Aspira polvere, aria calda. Abbassiamo un po' la velocità, se no cammina. Mettiamoci un po' verticale. L'inquadratura del microscopio è più piccola rispetto a quella degli umidi, quindi io tendo a metterla nella parte bassa perché così sta più verticale con l'aria, però se me la metto troppo in basso non lo vedete più. Quando mi accorgo che è saldato, di solito io mi metto con l'aria dritto sopra, ci giro un po' intorno e guardo con la lampada. In questo caso voglio mettere il microscopio tra un pochettino per vedere che si muove, così io mi faccio un'aria qui intorno, quindi si dovrebbe agitare appena prima. Sembra che finire. Alzo leggermente la temperatura, così ci sbrighiamo. E appena la velocità dell'aria, che forse è stato prima. Attenti agli altri componenti che volano via, se ce n'è qualcuno che sta appena appena minimo, che cosa è già saltato. E pare proprio così. Per esserne completamente sicuri faccio una bella cosa, ci metto un po' di questo liquido che gli va sotto, okay, ora lo vedete che si muove, che balla? Perfetto, quello significa che è sicuramente e perfettamente salvato. A questo punto, questa è la logica parte, da questo lato c'è un po' di sporco, io gli darei appena una pulitina con lo spazzolino e una soffiata giusto per togliere il grosso, poi si farà il solito tuffetto con la lavatrice, però questo sicuramente gli fa bene. Invece su quest'altro lato c'era un condensatore che non ci piaceva ed è quello. Andiamo a vedere che cos'è, se ce l'abbiamo direttamente nuovo. Allora, andiamo qui
e il condensatore in questione è questo. C7432 è lui, sì o no? Allora, sopra c'è quattro condensatori, sì, è lui, C7432. C7432, un microfarad 25 volte 603. Vediamo se ce l'ho. 603, un microfarad 25 volte. Ce l'ho. Ecco qua. A questo punto io lo mettiamo bello nuovo, senza andarlo a staccare da un'altra scheda logica. Così. Perché non è il costo dei componenti, è averci. Non è che ce li ho tutti, ma quasi. Semplice motivo perché riparo sempre le stesse schede Apple, alla fine i valori non è che sono così lontani e strani, alcune di precisione possono non averle, però le recupero da qualche scheda che non se ne viene via. Si vede che qui le parti metalliche interessate sono abbastanza fredde ed ampie e quindi sostituito. A questo punto mi sorge un dubbio: la scheda alimentatrice si accendeva, funzionava la sua? Il flex era buono? Non lo so. La mia sì. Stacco la mia, ci ricollego la sua, così sta tutto all'interno del telaio. Pinzette, 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 ricolleghiamo anche la telecamera. Ok, l'alimentazione. Ok, poi flash drive, eccola qua. Airport, eccola qui. Display. Cerco di sbrigarmi così il video è rapido, poi tutti i lavaggi e richiusure dei telai e quant'altro lo fanno gli altri ragazzi. Almeno vediamo la riparazione, vediamo come si rintracciano i danni. Un cortocera lo vedevate tranquillamente, questi 3 volte che pulsavano. Tum, 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 sembrava come se accendi e spingi l'interruttore, oppure il salvavita di casa, no? Accendi e il salvavita scatta, lo ritiri su e riscatta, perché quella continua a provare ad accendere. Allora, teoricamente ho rimontato tutto, sì, anche senza viti. Andiamo a sorpresa. Dovrebbe tutto funzionare, però voglio anche vedere che mi parte il diagnostico, quindi ricollego anche la Thunderbolt se funziona. Tasto Alt.
dovrebbe fare i tre cicli di ventole, accendi, spengi e poi si accende. Boeing l'ho appena fatto. E il display si è anche acceso. Ho sbagliato. Partito da un altro netboot. Mi sento che la scheda è troppo recente, questo gli devo far fare, non fa la ST ma fa un altro test. Allora, vediamo di che anno è. Seriale, copia, vediamo su GSX, incolla. Early 2015, quindi la diagnostica, questo qui non la fa come l'avete già vista, ma fa l'AST2, cioè un test che viene richiamato da remoto. In questo caso ora io l'ho richiamato, però per farglielo fare lo devo spengere e accendere con Alt D. Spento, lo riaccendo, Alt D. Lui partirà da network, andrà alla ricerca del network, si collegherà con un server Apple, teoricamente si riavvia pure e poi dice che si mette in contatto con il server remoto e fa partire il test. Ora si sta riavviando, penso. O se non si riavvia, sta caricando già la pagina per poi arrivare al test. Eccolo qui. Dice accetto, I agree. Agree, agree. Attendere prego. Checking your Mac. 2 minutes remaining. 2 minuti. Sta tanto io sto compilando la scheda test ingresso danneggiamento da liquido su entrambi i lati della scheda logica più assistenze già tentate con ulteriore aggravio della situazione. Finito, ancora no. No found issue. Nessun difetto riscontrato. Andiamo a guardare sull'esito della diagnostica. Non ha rilevato danni.
Riavviamo, facciamo il reset dell'EPIRAM, facciamolo partire dal suo disco, vediamo pure se parte. Primo Boeing, reset dell'EPIRAM e command alt PR. Un po' più forte, terzo reset, così siamo tranquilli. Ok, voilà. Se vede il disco dovrebbe partire. Ecco. È partito. Stranieri, stranieri. In realtà l'abbiamo già riparato per farvi vedere come si ripara, anche se il preventivo gliel'ho appena fatto in diretta mentre compilavo la scheda. A questo punto io lo lascio così, tanto comunque dovrà essere smontato, rimontato, visto, rivisto e poi dopo l'accettazione del preventivo proseguiamo con il resto. Vi ringrazio e buon proseguo.